Isola dei famosi, Terlizzi abbandona a causa di un malore? Dopo gli scontri avuti con alcuni naufraghi, Franco ha lasciato il reality. Ma quali sono davvero i motivi dell'abbandono? Avevamo visto nei giorni scorsi puntate particolari dei Daytime trasmessi su Canale 5 e Italia 1. Cancelletto Franco Terlizzi si era reso protagonista, litigando con diversi partecipanti del reality. La notizia, però, che ha sorpreso un po' tutti quelli che stanno seguendo appassionatamente il programma, è stato l'abbandono da parte del pugile DL Cancelletto Isola dei Famosi. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo. Isola dei Famosi, Franco contro tutti. Franco ha avuto, nei giorni scorsi, due scontri molto accesi. Si tratta di quello avuto con Jonathan, il quale era rimasto molto sorpreso nel vedere Franco alzare la lavagnetta in puntata con scritto il suo nome. Questa nomination, con stessa ammissione del pugile, è stata fatta per strategia e questo ha creato degli attriti. Infatti, successivamente, da questo primo confronto, Franco ha dovuto affrontare anche il resto del gruppo che lo accusava di dire frasi poco carine e negarle appena vedeva l'avvicinarsi degli operatori con le telecamere. Il culmine dei malumori si è avuto, infine, con un'accesa discussione tra Maurice e Franco, il quale ha apertamente minacciato di aspettarlo fuori dal programma e affrontare la cosa da uomo a uomo. Isola, Franco lascia il programma. La notizia circolava nel web già da sabato scorso, ma la conferma ufficiale si è avuta solo oggi durante il Daytime trasmesso su Canale 5 alle 16:10. Franco Terlizzi ha lasciato il reality. Nella breve striscia quotidiana è stato mostrato un Franco molto pensieroso, tanto che a Maurice si è avvicinato e tra i due c'è stato un chiarimento pacato e tranquillo. I due si sono scusati a vicenda per l'atteggiamento avuto qualche ora prima e hanno ammesso che è tutto sistemato. Questa riappacificazione, però, non sembra aver calmato Franco, il quale si è isolato dal resto dei naufraghi, molto provato dalla situazione. Durante la notte, Terlizzi si è allontanato dall'isola per alcuni accertamenti medici, mentre i suoi compagni d'avventura ipotizzavano un crollo per mancanza di cibo e forte stress dovuto agli scontri degli ultimi giorni. La mattina i partecipanti del reality hanno visto recapitare loro una pergamena nella quale si diceva che Franco doveva essere sottoposto ad altri controlli e per questo motivo non sarebbe tornato sulla spiaggia. Lo stesso Franco ha, tuttavia, fatto sapere loro che non è una situazione grave. Sicuramente ne sapremo qualcosa di più martedì sera, in diretta su Canale 5, durante la puntata dell'Isola dei Famosi.